di controllo. La strada. Dove c'è una nuova astronave. Poi annulli. Premi CTRL Z ripetutamente fino a un punto d'arresto. Quindi arrivi al checkpoint e ti muovi all'indietro. Se ne devo battere. Per alcuni è il limbo. Per l'immortale è il Limbus. Secondo lo stesso. Tutti gli altri. Salda forse, ma con un andamento oscillatorio, magari una quieta certezza di scelte corrette, scelte sbagliate, o la necessità di dare una svolta alla propria vita piuttosto che un'illuminazione fulminea. Penso che alcuni, se naturalmente predisposti come indole, possano elaborare e ricevere informazioni in questo modo, e altri no. Un altro senza tempo. Ho scoperto che era Willie Brown. Willie Brown suonava musica per la mia anima, soprattutto. La mia anima cantava e lui suonava. Suonava per me. Mi ha trovato nel cosmo. A Hollywood mi ha detto una cosa. Vanità sarà la tua rovina. Evita di guardarti troppo da vecchio. Non so perché le autorità li tormentino a quel momento. Vogliono cacciare via tutti. Noi stiamo solo cercando di resistere, capisci? Ma loro mandano poliziotti fasulli, sergenti di polizia male informati che non hanno nemmeno idea di che cosa sia un'autorizzazione, secondo me. Ma è la legge. Paddy, sei tu? Paddy, ma che diavolo? Non può essere. Sembri così vecchio. Ma tu non lo sei. Aspetta. Paddy, non so cosa stia succedendo. Devi trovare Dana, amico. Lei può dare un senso a tutto questo. Devi andartene. Io... anch'io me ne andrò. Ok?
un motivo. Guarda, ogni evento mi ha portato qui. Evidentemente sono dove devo essere. Per arrivarci era necessario commettere quegli errori, altrimenti non sarei qui e non sarei chi sarei. E il mio lavoro consiste in questo, è un'ispirazione, un conforto. A volte ha alcuni aspetti negativi, quando mi capita una giornata davvero forte, vorrei dire fanculo, non mi importa chi tu sia, fanculo, puoi essere anche il papa, fanculo, capisci? Creatività. Non basta prendere due atomi e farli scontrare per creare qualcosa. Io non ci riesco. Se invece è così, continua pure a farli scontrare. Io non ho ottenuto nulla. Pensa quanto è stupida la nostra filosofia, la nostra cultura. Che tutto è dato. Bum, bum, bum. L'ordine naturale. Oh, gli alberi crescono. Non ha alcun senso la nostra cosiddetta conoscenza. Secondo cui siamo stupidi. Ne sei convinto? Ci hai riflettuto a fondo. Vuoi rimettere le cose a posto, ma non puoi farlo senza soffrire. Pensavo di averti dimenticato, ma ammetto che è stato bello rivederti dopo tanto tempo.
Forse mi sbagliavo su di noi. Non lo so. È una scelta difficile. Torna quando avrai le idee chiare. Penso che nel profondo l'umanità sia buona. La gente si lamenta del male nel mondo, ma anche le persone più malvagie hanno una. Voglio dire, ci sono persone così malvagie che anche in una società complessa come la nostra sono considerate tali. Compiono gesti orrendi, fin da bambini, ma magari hanno un cane. Perché? Perché possono trasmettere amore. Secondo me siamo tutti fatti di amore. Nel profondo di ogni essere umano alberga l'amore. Al mio ritorno, ho trovato questo. Un pianeta morto in cui di te non restava che cenere. Così sono andata via e ho provato a dimenticarti. Ma poi ho pensato che forse avrei voluto rivederti. Così ho creato un luogo in cui potessi tornare. Questo. Perdonami se non sono riuscita a ricordare tutti i dettagli di com'era allora. È passato molto tempo. Ora tocca a te. Devi capire se esiste un modo per andare avanti. Presto toccherà a te scegliere se lui dovrà vivere o morire, se tutti dovranno vivere o restare morti. Mi spiace averti di questo peso.
Ce l'hai fatta. Lo sapevo. Buddy, ho parlato con Donna e... mi spiace, ma ha detto... ha detto che per te è finita. Sei sul lato sbagliato dello specchio. Tu e questo posto siete destinati a scomparire. Quanto al mio destino, dipende tutto da te. Se afferri la mia mano, avrò una seconda opportunità. Tutti noi ne avremo una. Il martello rappresenta l'alternativa. Ma non sei costretto a usarlo, perché io sono cambiato. Ho imparato molto da te. Quel pazzo nelle fogne, hai fatto la cosa giusta. Ora lo capisco. E nel teatro hai dato loro la lezione che meritavano. Tutte le altre cose che hai fatto in città, ora capisco. Capisco chi devo essere. A te la scelta, Buddy. Ti stiamo chiedendo di tirarci fuori. Sei qui per questo. Forza, Buddy. Dammi la mano. Grazie, Buddy. Io... non so come ringraziarti. Proprio come ricordavo. Non vedo l'ora di iniziare.